Lunedì abbiamo fatto una commissione su un'interpellanza presentata sul tema del beneficio pubblico che la società Est Capital dovrebbe al Comune di Venezia, che è pari a 7.200.000 euro e che non ha ancora corrisposto. Martedì invece abbiamo esaminato la proposta di delibera relativa al cambio di destinazione d'uso del Cinema Teatro Corso e del Cinema Excelsior a Mestre. Mercoledì abbiamo fatto un'altra commissione su un'interpellanza sullo stato di degrado dell'edificio che è in via Longhena a Marghera, conosciuto come Torre D3. Giovedì è continuato il dibattito in commissione sulle modifiche al regolamento interno del Consiglio Comunale. Regolamento che ricordo si vuole modificare e che penalizzerà fortemente le opposizioni riducendone gli spazi in termini di tempo ma anche in termini di strumenti. Il dibattito ha raggiunto, diciamo, l'assurdo quando un consigliere ha proposto il divieto assoluto di fare i pianisti, cioè di cliccare i tasti anche per i colleghi. E alcuni consiglieri di maggioranza si sono inalberati sostenendo che io fossi eccessivamente rigida nel pretendere un divieto assoluto di questa pratica, perché a loro modo di vedere è una sorta di elasticità schiacciare il pulsante per il collega qualora questo si trovasse in fondo alla sala o in procinto di avvicinarsi. Infine, venerdì abbiamo avuto in audizione il presidente dell'autorità portuale, Pino Musolino, che ha parlato a lungo del porto per un'ora e mezzo circa e che ha auspicato un maggiore dialogo con l'amministrazione comunale.